Ecco, questo è il principio da cui tutto parte. Fino a che ci sarà il minimo degrado, noi non ci sottrarremo all'idea che una città migliore sia possibile. A partire dai piccoli accorgimenti quotidiani, un gesto semplice, spontaneo, una ribellione gentile contro il degrado, contro l'abitudine alla bruttezza. Mi chiamo Alejandra, sono nata a Buenos Aires, ma quando sono arrivata in questa città mi sono perdutamente innamorata, anzi, mi sono letteralmente fidanzata con Roma e le sue meraviglie. Oggi sono qui come testimone e protagonista, assieme a tantissimi altri, di una storia fantastica che vi voglio raccontare. Sono passati 10 anni da quando un gruppo di cittadini sognatori ha deciso di dire basta al degrado che li circondava, animati da un fortissimo senso civico. I miei compagni di viaggio sono tanti. Oramai siamo più di 10.000 e non potrò presentarveli tutti, ma alcuni di loro hanno lasciato un segno indelebile nella storia di Retake. Da anni si batte contro il degrado, è uno degli eroi della solidarietà del Lazio premiati dal Presidente della Repubblica Mattarella nei giorni scorsi. Lei si chiama Rebecca Spitzmiller. Americana, cresciuta in Florida, arrivata in Italia nell'85, lei innamorata di Roma nel 2010 ha fondato Retake. Era nell'autunno del 2009 quando ho notato nel mio quartiere un costante degrado, deteriorazione sia degli spazi intorni che un senso di illegalità che veniva supportato, incoraggiato, ma neanche notata anche da tanti romani. Una rassegnazione che io notavo più sporcizi intorno a casa mia e mi stava deprimendo. E così mi sono buttata in un piccolo progetto di levare le scritte vandaliche davanti a casa mia, io con mio figlio. Nell'arco di una settimana l'avevamo pulito con un minimo di investimento, con permesso dell'associazione condominiale ovviamente, e i risultati erano stupendi. Con questa idea abbiamo fondato Retake Roma. Questo era questo gruppo di amiche che si sono radunate a casa mia un bel giorno prima di Natale e abbiamo pensato che possiamo fare per lanciare un appello, per radunare un po' di energia positiva intorno a questa città che amiamo. Eravamo tutti americane. Nel 2009 una mia amica americana mi ha detto che mi avrebbe presentato Rebecca Spitzmiller. Perché come me era una che, insomma, amava dedicarsi al proprio quartiere. Quindi ci siamo conosciute e lì è nato un amore eterno. Ricordo le prime riunioni che facevamo a Villa Borghese, in cui decidevamo con altre persone che poi, insomma, non sono più nel movimento, come poter risvegliare questa città. Ci chiedevamo come poter seminare qualche cosa per risvegliare i romani, perché la città era in una condizione di abbandono. Io racconto sempre il mio primo retake, ovvero arrivai, Rebecca mi disse vai a pulire quel palo, e io dico era un palo della Acea che poverino non si sa che cosa aveva fatto, ma sopra c'era di tutto, e io dissi ma che c'ha questo palo di strano? E in quel momento mi resi conto che siccome io nei 22 anni precedenti avevo visto la mia città in quella condizione, mi ero assuefatto all'idea che i pali fossero così. E allora quel momento è stato fondamentale per avere la consapevolezza che la prima cosa è far capire alle persone quello che non va, cioè quello che noi chiamiamo wake up, cioè svegliati, capisci che non è normale. Udreste mai una sigaretta per terra nel soggiorno di casa vostra? Lascereste per giorni l'immondizia sparsa in cucina? Fareste delle scritte orrende sulle pareti? Ma certo che no. Allora perché non partire da questo concetto fondamentale? Tutto ciò che ci circonda, prima di tutto, è la nostra casa, la parte più bella della nostra vita. Viviamo in un posto così di una bellezza inestimabile. Perché allora non prendercene cura come un tesoro? Un tesoro che tutto il mondo ammira. Retake è un'organizzazione di volontariato impegnata nella lotta contro il degrado, nella valorizzazione dei beni pubblici e nella diffusione del senso civico sul territorio.
è un movimento spontaneo di cittadini, no profit e apartitico, che promuove la qualità, la vivibilità e il decoro urbano, mantenendo e migliorando la sua bellezza in un percorso di collaborazione tra cittadini, operatori economici e istituzioni. In questo parco abbiamo fatto nel 2011 un evento con 100 persone, un centinaio di ragazzi. Abbiamo risistemato tutto il parco, è venuto l'AMA per risolvere un problema di una mini discarica. E da allora il centro anziani qui vicino si prende cura del parco. Quindi in questo caso possiamo dire che abbiamo seminato. Il momento più bello che mi ricordo, una cosa che forse nessun altro ha notato, ma era dopo che avevamo scoperto, grazie a Antonino Battaglia, un consigliere nostro, e lui ha suggerito a formare i gruppi di quartiere. Cioè di non focalizzare su tutto Roma, che non era possibile, cercare di focalizzarsi in piccoli gruppi che sono più reali, più vicino a dove abitiamo. Nel 2014 succede qualcosa di incredibile di cui ancora oggi non conosciamo esattamente le ragioni. In quella fase Retake passa dall'essere una pagina Facebook a diventare una onlus e quindi acquista maggiore solidità, ma non perde quella che era la caratteristica fondamentale che aveva contraddistinto la sua nascita e che ancora oggi è l'elemento determinante della sua crescita, ovvero l'assoluta fluidità e spontaneismo. A Retake si può venire quando si vuole e ciascuno può partecipare come vuole, quando vuole, senza nessun tipo di formalità. A un certo punto ci siamo resi conto che questa cosa cresceva da sola, era una creatura che cominciava a camminare con le sue gambe e che c'erano tanti giovani innamorati di questa idea e che in qualche modo trovavano fiducia, come dicevano loro, e qualcuno ci ha anche detto che questa cosa, diciamo, ridava loro fiducia nelle possibilità di cambiare. Inoltre ricordo una persona che mi ha detto che con Retake era uscita dalla depressione. Mi ricordo il primo retake che ho fatto con il mio gruppo di quartiere. Io sono arrivata con ritardo, che ero io che dovevo portare delle cose. E invece erano tutti là, stavano già tutti facendo retake come fosse naturale, perché qualche persona già sapeva che cosa fare. E lì ho capito che l'empowerment funzionava. Il nostro spazio comune è la nostra casa ed è fragile come una pianta che deve essere nutrita e curata perché possa continuare a vivere e ad evolversi e diventare sempre più forte e vigorosa. L'intuizione che le città si comportino come degli esseri viventi non è solo una metafora. Per sopravvivere, le città hanno bisogno di flussi di energia come quello generato da Retake. Di cosa si occupa solitamente chi nel proprio quartiere o nella propria città aderisce alle iniziative di Retake? I volontari di Retake in azione nella capitale. Volontari di Retake in azione oggi nella zona di San Paolo a Roma, un'iniziativa nel segno del decoro. Quartiere Romano di San Lorenzo, un'iniziativa di Retake nella settimana dedicata all'ambiente e ai cambiamenti climatici. Retake Roma is a group of volunteers dedicated to cleaning up the city. Voi pensate a dire la parola Roma a qualsiasi cittadino del mondo. Innanzitutto tutti sanno di che cosa stiamo parlando e in secondo luogo tutti uniscono alla parola Roma la conclusione la città più bella del mondo. Allora, com'è possibile che di fronte a questa nomea che ha la nostra città per tutti, noi che ci viviamo ci siamo a un certo punto rassegnati all'idea che fosse una enorme pattumiera in cui qualsiasi comportamento negligente dalla cicca per terra dovesse essere tollerato e non fosse qualcosa di grave e soprattutto non avessimo più noi romani che qua vivevamo, che avevamo il privilegio di stare in questa città, la consapevolezza di quello che dovevamo fare. Perché? Questa cosa è inspiegabile. La bellezza di Roma deserta in questa esperienza collettiva incredibile e tragica è qualcosa che toglie il fiato,
Forse molti di noi lo avevano dimenticato, ma in tutta questa grazia manca un elemento essenziale. Manchiamo noi. È da qui che dobbiamo ripartire. Coniugare l'eleganza e lo splendore delle cose con i gesti e la vita di uomini e donne per raggiungere armonia. Un'armonia necessaria e possibile. Oggi è il momento di trovare soluzioni adatte a garantire un futuro alle città, ossia all'habitat della specie umana. Il nostro futuro, il futuro dell'ambiente, è legato al modo in cui trasformeremo la nostra idea di città. Luogo non più separato dalla natura, ma parte integrante di essa. E tutto questo inizia da una nuova idea di cittadinanza. La risorsa più importante di Retake è assolutamente i Retaker. L'energia che queste persone di ogni tipologia del mondo, dai bambini ai pensionati, dai chief executive officer di società alle persone senza fissa dimora, portano con loro, perché quello che condividiamo è vivere in questa città. E non solo in questa città, ma in tutte le città in Italia, perché ormai siamo 40 città circa, e tutte queste persone hanno scoperto che curando gli spazi in cui vivono si vive meglio. Un movimento quindi che integra le persone e quindi ricrea una sorta di mini società nella quale ognuno poi esprime le sue specificità e le sue capacità, magari cose che magari in ufficio, nel tuo lavoro non riesci a esprimere. Nel movimento ti senti utile, nessuno ti dice quello che devi fare, sei tu che porti, dai il tuo apporto. Retake ha cambiato il modo di vedere Roma di molti cittadini, ha cambiato il loro impegno nei gesti quotidiani, ma soprattutto il loro spirito. In questi anni tante volte ci siamo detti, vabbè, questo è il massimo, cioè non si può andare sopra. E gli eventi quell'anno erano circa 100, due anni dopo, cioè nel 2016, erano 450, nel 2018 965 e l'ultimo anno sono stati più di 1000. Tante volte ci sono momenti di stanchezza che derivano dal fare qualcosa che è diventato più grande di noi, però per ogni momento di stanchezza, di frustrazione, di spazio ripulito che ritorna degradato, ce n'è sempre uno invece di soddisfazione, di incredulità e soprattutto di dire ok, è faticoso, ma l'alternativa qual è? Siamo arrivati fin qui, a piccoli passi e con grandi risultati. Siamo l'esercito pacifico di una rivoluzione gentile, ma inarrestabile. Per il futuro io credo che Retake diventa per molte più persone, anzi io spero per tutte le persone che vivono in Italia, un proprio modo di vivere, che si risvegliano perché è un atto di sensibilizzazione e cominciano a vivere questo paese, queste belle città, come fossero loro. La cosa profonda è che tutti noi abbiamo un principio di armonia dentro di noi e di bellezza, e le persone sono alla ricerca di una bellezza perduta in questa città. L'impatto che la pandemia ha avuto sulle metropoli e le crisi ambientali che viviamo ogni giorno hanno mostrato quanto fragili possano essere i nostri habitat. Ecco perché è necessaria una nuova visione della città. Nel mondo l'80% della popolazione vive in grandi centri urbani, un fenomeno irreversibile che porta con sé grandi vantaggi in termini di opportunità economiche, educazione, sanità e cultura. Ma quindi verrà il giorno in cui non ci sarà più bisogno di Retake? Non lo so, a lungo l'abbiamo aspettato perché dicevamo un giorno riusciremo a far sì che tutto funzioni perfettamente e quindi Retake non servirà più. Però io mi chiedo, ma è davvero così? Cioè Retake serve a pulire i muri, serve a raccogliere rifiuti o serve a qualche cosa di molto più profondo, che è ricostruire un senso di appropriazione, identità con il luogo dove viviamo? E allora se è così, se questa è la missione di Retake, Retake continuerà sempre ad alzare l'asticella della civiltà e quindi potremo fare cose diverse, più complesse, che ci renderanno, diciamo, più entusiasti e soddisfatti, ma forse Retake non finirà mai e questa è un'ottima notizia. La sfida di Retake è quella di diventare la coscienza critica e costruttiva di quei cittadini che sognano tante piccole realtà partecipate dal basso, che hanno qualcosa da dire su come si intende costruire oggi
e in futuro una comunità. E tutto nasce semplicemente da una grande voglia di bellezza, solidarietà e senso civico per la nostra bella città e per il mondo intero. Questa città lo merita, perché non ci dai una mano anche tu?